Gentili telespettatori, buonasera, benvenuti a Basket Trapani Bisceglie, gara valevole per la quarta giornata del campionato di A Dilettanti. Due formazioni che si affrontano, reduci entrambi da due successi nelle prime tre partite. E allora al mio fianco Danilo Salfi, buonasera. Buonasera a tutti. Chi vi parla è Fabio D'Artamella, ringraziamo Rosale Milana, Michele Monreale, Nicola Vassallo e Andrea Franco, che stanno contribuendo alla messa in onda di questa telecronaca dal punto di vista tecnico. Gli arbitri, Danilo, sono Alberto Maria Scrima di Catanzaro, Denny Borgioni di Roma per Trapani, Quintetto, Guarino, Tardito, Bisconti, Evangelisti e Svoboda. Per quanto riguarda invece Bisceglie, gioca con Raschi, con Mainoldi, con Gori. Aiutami Danilo, me ne mancano numero due. 16 Mainoldi e numero 9 Novati. Novati è il playmaker. Bisceglie in attacco con Raschi. Dicevamo, la formazione pugliese reduce da due successi su tre partite, l'unica che ha perso a Latina contro una grande di questo campionato, peraltro ha anche rischiato di vincerla. Particolare curioso, sai Danilo, che Bisceglie la seconda volta su due trasferte che va in diretta su Sport Italia, ma tanto ci stanno vedendo martedì su Telesud. Guarino, Evangelisti, a Trapani manca sempre Santa Rossa ovviamente, fra un paio di settimane o una ventina di giorni dovrebbe rientrare. Guarino per Bisconti, 2-0 Luca Bisconti. Allora Danilo, proviamo a trovare i temi di questo match. Direi che il primo è senz'altro il fatto che Trapani sia chiamata ad avere una costanza di rendimento mentre va a realizzare Raschi, che l'anno scorso era a Perugia. Dicevamo, ho visto bene che è stato Raschi, Danilo, numero sì, Raschi. E Trapani deve provare a trovare una continuità maggiore nell'arco dei 40 minuti, perché finora le prestazioni sono state sempre contrassegnate da una certa altalenanza nel rendimento. Il canestro adesso realizzato da Mainoldi da 3 punti, parziale di 2-5. Dicevamo di questa necessità che Trapani trovi un rendimento deve assolutamente equanime. Esatto, deve assolutamente trovare continuità. Ha fatto vedere sempre qualcosa di buono in ogni sua partita, però per troppo poco tempo. 5-2 è il punteggio. Bisceglie invece di contro, il canestro di Luca Tardito, che dopo aver perso palla poc'anzi dimostra grande coraggio a prendersi questo tiro. 5-4 il punteggio. Bisceglie invece ha fatto bene e probabilmente arriva qua abbastanza motivato, non so se sei d'accordo. Molto, vorrei sottolineare che Luca Tardito finora è stata una nota strapositiva di questa squadra, perché catapultato nello starting five ha reagito sia contro Nagni che a Palestrina, direi in maniera assolutamente adeguata a quello che gli si chiedeva, no Danilo? Assolutamente sì, grande giocatore, sta dimostrando. Intanto il canestro è del numero 8 Rosignoli, che va a segno anche lui, sta dimostrando ottimo carattere, un giocatore che avevamo già visto in precampionato. Rosignoli è quarto rimbalzista assoluto del girone, nono stoppatore di questo raggruppamento meridionale dell'A Dilettanti ed è quinto nella valutazione assoluta del girone, Danilo, quindi è uno di quelli da tenere veramente d'occhio. Guarino, intanto Luca Tardito ha recuperato una palla veramente importante, un rimbalzo importante, il fallo adesso proprio su di lui. Bravo, mi è piaciuto, aveva ricevuto un buon pallone sotto canestro, chiuso, rimesso fuori, ha preso il rimbalzo sul tiro di Marco Evangelisti. Mi piace l'atteggiamento di Luca Tardito. Decisamente, se nella prima partita aveva fatto vedere, voglio dire, quella di quelle giocate da giocatore da quintetto, aveva fatto vedere molta quantità, 10 rimbalzi eccetera, adesso arriva la qualità. La sensazione è che stia arrivando pian piano la qualità. Rimessa in zona d'attacco per Trapani sul lato corto di campo, 7-0-8 da giocare, 3 punti da recuperare. Ariel Svoboda, Guarino in palleggio, l'uscita dai blocchi di Evangelisti, osserva i compagni, pallone complesso per Bisconti da gestire, prova ad avvicinarsi all'area avversaria, lo scarico per Svoboda, azione molto macchinosa di Trapani. Bisconti da 2, bravo Luca, quarto punto per lui, 6 Trapani, 7
Bisceglie. Nel frattempo l'allenatore Ciraci si lamenta al tavolo, dice che il canestro di Bisconti è arrivato sul fischio, vedremo che cosa decideranno, il canestro non è valido. Arriva la conferma dal tavolo, quindi il punteggio rimane fermo sul 7-4 in favore degli ospiti. Ricordiamo che con Bisceglie gioca un ex del basket Trapani, Dusan Stjepović, montenegrino, playmaker che ha lasciato sicuramente qui a Trapani un ottimo ricordo per le sue doti sia tecniche ma in particolare quelle umane. Ha pure iniziato bene questo inizio di stagione dando sempre minuti di qualità. C'è ancora qualche protesta. E 49 al termine del primo quarto. Trapani deve recuperare tre lunghezze. Si riprenderà con una rimessa per Bisceglie. Si continua ancora a parlare, Ciraci. Senti, io mi sono assentato, ma il canestro di Bisconti perché non è valido? Perché è arrivato sul fischio. E non gliel'hanno dato. No. Puoi depennare il canestro a Bisconti, oppure... Aspetta, ripeti, depennare. Bravo. Che cosa devo dire? Avevo capito, debennare. Debennare. Siamo in difesa, Danilo. Bisceglie, sì. Porta palla avanti con Novati. Adesso Trapani... È a zona? Mi pare a zona il fallo di Luca Tardito. Scivolamento difensivo... non corretto dal punto di vista tecnico. Guardiamo che difesa sta facendo Trapani. Sì, io ho avuto per un attimo che facesse una 4 zona uomo, però adesso però sensazione. Rimessa di Raschi sul lato corto di campo alla ricezione di Novati, adesso è individuale assolutamente il gioco di triangolo e Raschi che va a segnare il suo quarto punto, lo ricordiamo, avversario di Trapani con la maglia di Perugia nei playoff dello scorso anno. Danilo. Ritorno in attacco Trapani, 9-4 il punteggio in favore della formazione ospite. Evangelisti riceve, spalla a canestro, si gira, palla che gli viene anticipata, il contropiede è del numero 10 Raschi e riparte Trapani velocissima, arriva insomma in attacco. Questa partenza, Danilo, ad handicap non ci lascia mai. No, terza partita, quarta partita su 4, quello di cui parlavamo all'inizio. Trapani deve assolutamente far vedere subito qualcosa di buono. Il tiro, grande Luca Tardito l'aveva annunciato, Trapani deve far vedere qualcosa di buono e Luca Tardito ha fatto canestro, adesso lo ripeto ogni volta. In attacco Bisceglie, Raschi, pallone servito per Rosignoli che va a realizzare. Bisceglie gioca una buona pallacanestro. La cosa che mi ha incuriosito, ti devo dire, fra tutte le dichiarazioni che ho ascoltato in settimana, è che Leo Ortensi, assistant coach di Trapani, mi ha detto questa è una finta neopromossa, è una grande squadra e gioca una pallacanestro molto aperta, canestro di Gori da 3 punti, parziale di 7-2? Da 3, 7-16, siamo già a meno 9. Gioca una pallacanestro aperta, potremmo anche averne un certo vantaggio. Fallo in attacco, anzi no, in difesa fortunatamente per noi. Sanzionato a Mainoldi. Trapani che rimane in attacco, 4:52 da giocare nel primo quarto, meno 9, rimessa sul lato corto di campo per Evangelisti. Ricezione di Svoboda. Il pick and roll con Bisconti appena accennato. Si rimane sullo stesso lato di campo, il passaggio skip in uscita. Ariel! Svoboda! Decisivo domenica scorsa. Stavo pensando proprio a lui, sai. Un canestro da 3 punti a Palestrina che ha chiuso la questione sul finale. Meno 6 per Trapani, vai Danilo.
Ritorno in attacco Bisceglie, 4-22, il tiro sbagliato, si lotta a rimbalzo, l'ultimo a toccarlo è proprio Raschi. No, no, sono d'accordo anch'io con l'arbitro, l'ho vista bene. Non so se tu l'hai vista, se l'hai vista. Certo che l'ho vista, bravo. Sono d'accordo con te qualunque cosa tu dica. Grazie. Riparte Trapani, 10-16. Bisogna adesso andare a far canestro. 4 minuti quasi al termine del primo quarto. Trapani ha iniziato come le altre partite, un po' in sordina. La palla dentro per Bisconti, il fallo su di lui del numero 8 Rosignoli. Fabio, come ti sembra il palazzetto con questi schermi a LED? Beh, novità per mi sembra il Palaiglio. Li potete vedere sullo sfondo del teleschermo, in questo momento c'è scritto outlet. Insomma, è una cosa carina da terzo millennio, no? Il canestro! Evangelisti! Vai Marco, il capitano! Il capitano, Siamo a meno 3. Forza ragazzi, recuperiamo questa palla. Li sceglie in attacco. Il backdoor è la difesa imperfetta di Svoboda che consente a Raschi di realizzare il suo 8° punto. Bravo però l'attaccante pugliese a mettere a segno questo canestro, rompendo una situazione di lieve difficoltà per Bisceglie. Primo cambio chiamato dal coach Angelo Ciraci. Va a sedersi sul cubo. Adesso vediamo chi nel frattempo Guarino, la sua penetrazione, il tiro. Grande palla, è nostra. Complicato. Bravo Bisconti. Primo cambio. Recupera la palla mentre andava fuori, la tira sul piede entra dell'avversario. Maino. Entra Maino. Chi entra? Maino, esce Novati. Milo. Questa è una squadra che distribuisce Milo. Molto i suoi punti, sai Danilo, 5 giocatori in doppia cifra di media nelle prime 3 giornate ed è una squadra che segna tanto. Ariel Svoboda, andiamo Ari, 18 Bisceglie, 16 Trapani. Altro canestro di Raschi che va in doppia cifra, primo giocatore della partita. C'è qualcosa da registrare, mi pare, in difesa, soprattutto Danilo, perché l'attacco è abbastanza prolifico in questo momento. Sì, in difesa più di una volta abbiamo pagato qualche disattenzione. Il canestro risponde. È il suo momento. Adesso gli va dentro sempre. 3 su 3, 9 punti, fantastico Ariel Svoboda. 19 Trapani, 20 Bisceglie, Danilo. Ritorna in attacco Bisceglie. La palla dentro e a zona Trapani, il tiro è da 3 punti, risponde il numero 18 Gori, 2 su 2 per lui, 6° punto, come dicevi poc'anzi tu, i punti vengono spalmati sui giocatori avversari, 19-23, è cambiata anche la difesa di grande Luca Tardito. Luca Tardito, è cambiata anche la difesa di Bisceglie, credo di no. Adesso guarderemo con attenzione, mi piace sottolineare la personalità di questa penetrazione, nessuna paura, 7° punto per lui. Bisceglie ancora in attacco, adesso Trapani a uomo, la penetrazione, il gioco a 2, paghiamo molto in difesa, canestro di Rosignoli, 6° punto per lui, pallacanestro spettacolo, tantissimi punti realizzati, 21-25, 1-12 da giocare. Marco Evangelisti, Ari la bomba, 12 punti, 4 su 4 da 3, aggettivo ideale, insuperabile, non so, non... va bene, è uscita così, vai Ari, 24-25. Recuperiamo sta palla ragazzi, recuperiamola, vai Luca, a rimbalzo, vai Francesco.